Personalmente cominciai nel 2009, sono sceso in rete con un blog che il titolo era Appello al Popolo per cercare persone. L'idea di base, l'idea fondamentale è che in una democrazia o anche in uno stato totalitario la classe dirigente diffusa, e parlo di migliaia di persone, parlo quindi dei sindaci, degli amministratori, consiglieri regionali e così via, è formata e selezionata dai partiti e che in Italia non avevamo e non abbiamo, a mio avviso, partiti veri, seri da molto tempo, fondamentalmente da Tangentopoli, che però fece fuori dei partiti che oggettivamente erano ormai decadenti. E dei partiti in cui gli intellettuali sono umili, in cui c'è una lunga militanza, diciamo così, c'è anche una forma di carriera. In questa militanza, in questa carriera, si testimonia di dare per l'ente collettivo, cioè per il partito. Una scuola di formazione politica, magari. Sì, poi c'è anche la scuola di formazione politica, ma lo stesso è il partito che è un luogo di formazione e crescita per tutti i militanti, in cui alla fine si affermano persone che sanno costruire un gruppo, anche caratterialmente, in cui c'è una disciplina, c'è uno statuto.